È una simbologia che, al pari di ciò che abbiamo fatto col ministro Minniti a Polsi, va definitivamente abbattuta. Il controllo del territorio attraverso centinaia di animali vaganti deve chiudersi e i servizi che abbiamo approntato insieme alle forze di polizia, ai sindaci, all'ente parco, i magistrati che hanno condiviso in due riunioni di comitato provinciale ordine pubblico a Cittanova, denotano quanto la squadra Stato stia incidendo anche su questo fronte. Ovviamente c'è una profilassi sanitaria attraverso il servizio veterinario dell'ASP che sta andando molto bene e quindi si segue la filiera di una cornice di legalità prevista dai regolamenti comunitari e quelli nazionali, e mi pare che da queste prime battute, questi primi servizi che abbiamo attuato, si stiano raggiungendo buoni risultati. Tra l'altro sta venendo fuori anche una certa speditezza man mano che passano i giorni, perché come voi ben sapete queste cosiddette mucche sacre sono centinaia, sono sparse in almeno una decina di comuni, un'area vastissima, però ecco, tutti insieme abbiamo creato un modello e un modulo applicativo che sta dando buoni risultati. Abbiamo ben iniziato e dobbiamo essere, come si suol dire, sul pezzo tutti i giorni e compatibilmente con le condizioni meteo che in queste settimane hanno un po' rallentato l'attuazione di qualche servizio di cattura, credo che verso la buona stagione i servizi saranno maggiormente speditivi. La cattura di animali vaganti che lì si sono riprodotti autonomamente da decenni, noi lo stiamo affrontando sotto un duplice profilo. Il primo, che riguarda la tutela di questi territori, il controllo di questi territori, liberare questi territori dal fenomeno 'ndranghetista. Dall'altro però anche la tutela della incolumità delle persone, perché è sotto gli occhi di tutti che si sono, soprattutto nelle ultime settimane, si sono avuti non uno ma più incidenti stradali perché queste mucche sacre cosiddette oltrepassano le strade provinciali e statali provocando incidenti stradali. Ecco, e c'è anche una azione di sicurezza stradale e di tutela delle persone. Ed è ovvio che da questo punto di vista le persone animate da buona volontà non possono che vedere molto bene questa attività che noi stiamo svolgendo.